Buonasera a tutti. Allora, lo commentiamo questo Milan, questo Ibra batte Cagliari 2-0. Non che abbia fatto tutto Ibra in campo, questo è pacifico. Ma il senso in cui lo dico io, non so, avete visto la formazione? Paquetà fuori, presunto partente, Piontek fuori, probabilissimo partente, Suso fuori, sicuro partente, almeno a fine stagione se non prima. Quando vi dicevo che Ibra avrebbe dato una svolta al Milan, intendevo anche questo. Davvero credevate che Ibra sarebbe stato gerarchicamente sottoposto a Pioli, a Romagnoli, a Donnarumma e a tutti questi qua? Per il resto, raga, la squadra l'ha fatta lui, la formazione l'ha fatta lui, con l'allenatore naturalmente, ma una buona parola a essere generosi ce l'ha messa anche lui, A questo punto devo capire che la panchina contro la Sampdoria gli serviva un po' a vedere un po' di cose in campo, dalla panchina. È entrato, ha visto i limiti della squadra. Oggi devo dire che il Milan vince meritatamente in casa del Cagliari. Il Cagliari non ha fatto un tiro in porta, ragazzi. Il Milan ha il secondo clean sheet consecutivo, cioè non prende gol da due partite. Il Milan. Qualcosa vorrà pur dire. Innanzitutto vuol dire che la squadra ha acquisito sicurezza con Ibra in campo. La squadra ha acquisito solidità con Ibra in campo. Ora resta da vedere il Milan con squadre più forti. Sì, è vero, il Cagliari ha disputato un signor girone d'andata. È ancora in piena zona Europa, il Cagliari. Ma è anche vero che perde da 4 partite di fila ed è una squadra che pare spuntata. Tra l'altro oggi qualche deficiente le ha anche contestati. Cazzo contestati. Che fino a un anno e mezzo fa lottavate per non retrocedere. Cazzo contestati. Siete senza stadio da una vita. Anche se la Sardegna Arena comunque è una buona alternativa al Sant'Elia. Cazzo contestate. Non lo so. Lo so, il giubbotto e mi ingrassa un po'. Comunque, fammi spogliare così sembra più carino. Ah! Oddio, non è che il risultato sia molto meglio. Comunque, dicevo, il Milan vince meritatamente. Ha giocato bene. Non ha incantato, ma è passa squadra solida. Una squadra che in cui si vede che è cambiato qualcosa. Oddio, non sono partite memorabili, però ottengono punti che possono avvicinarlo alla zona Europa League. Un po' difficile la Champions, decisamente difficile. Tenendo presente che oltre alle prime quattro, l'Atalanta, c'è sempre da stare attenti al Napoli, che per quanto sia in disarmo, è squadra comunque di un certo livello. E vabbè. Tornando a Ibra, raga, che gol ha fatto? Lo so, non vi sembra nulla di eccezionale, ma fatelo voi quel gol con l'avversario che ti viene addosso, con quella puntatina, con quella potenza della gamba addosata in quel modo e di sinistro, che non è il suo piede preferito. Fatelo voi quel gol con l'avversario che ti viene addosso. Voi appena guardate l'avversario che vi viene addosso, tirate indietro la gamba. Lui con un crociato operato, lui non l'ha tirata. L'ha tirata e con un bel interno sinistro l'ha messa nell'angolino dall'altra parte. Per me quello è un gran gol. Per chi ha giocato a calcio, anche a livelli amatoriali, perché il campo è sempre quello. Per me quello è un gran gol di ottima fattura tecnica. Oltre che di coraggio. Poi gli hanno annullato uno splendido gol a pesce alla Van Basten. Raga, questo ha già preso in mano la squadra dopo una partita e 10 minuti. Questo ha già in mano la squadra. Non c'erano dubbi a proposito. E questo sta a indicare due cose. La prima, la grandezza del giocatore, che io ho decantato in più video. La seconda, che il campionato italiano come qualità è ancora molto dietro a Premier League e Bundesliga
e Liga, perché se un 38enne, pur grandissimo giocatore, se un 38enne viene e fa la differenza, stesso discorso vale anche per Cristiano Ronaldo, anche se devo dire che la fa un po' meno la differenza Cristiano Ronaldo. Se un 38enne viene e fa subito la differenza, un po' come Ribéry a Firenze, quel poco che ha giocato, vuol dire che dal punto di vista tecnico siamo ancora un po' indietro rispetto a certi campionati. Comunque, a parte il discorso Ibra che chiaramente monopolizzerà l'attenzione di tutti noi, ragazzi, facciamo attenzione a questo Leao. Questo è un ragazzo che in prospettiva è davvero forte. Ho visto un paio di azioni, magari sì, a parte che ha segnato, anche se con una deviazione, vabbè. Ma non parlo del gol, non sempre c'è da vedere il gol. Ho visto un paio di azioni in velocità di questo ragazzo veramente belle. Questo in prospettiva può essere veramente un grande, grande giocatore. Occhio a questo ragazzo. Che altro dire? Cagliari l'ho visto spuntato, dei tifosi ho già parlato. Diciamo che un Milan così a noi juventini potrebbe anche fare comodo in questo inizio, specialmente nell'inizio del giro di ritorno. Ricordiamo che alla quarta c'è il derby, Inter Milan. Questo Milan sarà duro da battere. Noi fortunatamente lo affronteremo qui in là a San Siro. Loro lo affronteranno subito nel derby, mi sa metà febbraio lo affrontano loro. Tenete presente che noi domani si va a Roma, poi si va a Napoli, un'altra trasferta insidiosa, e loro avranno impegni un po' più abbordabili. Comunque ben venga questo Milan, anche perché manca il Milan nell'alta classifica. Voi sapete come la penso io. Sì, la Lazio, la Roma, il Napoli, l'Atalanta, ma il succo del campionato italiano sono quelle tre. Al massimo la Roma, al massimo con la Roma, ma il vero succo del campionato italiano sono quelle tre. Non ci sono. Quando quelle tre sono state ad alti livelli, il calcio italiano ne ha sempre beneficiato. Vedi gli anni 90, fine anni 80 e la prima metà degli anni 2000. Poi una delle tre non vinceva gli scudetti e qualcuno ci mise lo zampino per farglieli vincere e per salvare loro ha sfasciato tutto il resto. Ma questo è un altro discorso. Comunque, ottimo Milan, grande Ibra. E niente, vi invito a iscrivervi al canale in attesa di Lazio-Napoli. Lazio-Napoli? Altra bella partita quest'altra. Oggi poi in contemporanea c'è anche Tottenham-Liverpool. Ora vi butto giù due pronostici veloci. Tottenham-Liverpool, Lazio-Napoli. Sono entrambe da due. Oggi il Napoli fa la sorpresa. Iscrivetevi al canale e ci vediamo fra due ore. Ci vediamo verso le 20, quando finisce Lazio-Napoli. Au revoir!